Bentornati e bentornate sul canale, sono Green Vanship, 16° episodio di Necromancer Story. Allora, siamo finalmente al primo boss di nuovo, perché vi ricordo che adesso abbiamo iniziato il ciclo di livelli dell'alchimista, quindi siamo tornati ad affrontare il capo dei goblin praticamente. Però prima mi sto organizzando un attimino in modo da essere pronti allo scontro. Naturalmente vi ricordo abbiamo perso tutto il nostro equipaggiamento, anche se il nostro livello come personaggio è rimasto quello, cioè se eravamo ad esempio a livello 30 noi siamo rimasti con il nostro personaggio a livello 30, ma abbiamo perso tutto il resto naturalmente e adesso dobbiamo rifare tutto. Eccoci qui, allora il nostro amico l'abbiamo già rianimato. Questo è il boss, adesso gli diamo una lezione e andiamo avanti con il gioco. Già lui ha questo potere. Se non ricordo male, il potere tipo cos'è, della rabbia, una cosa del genere, della furia. Lo avevamo sbloccato al secondo boss, se non ricordo male. Hai assorbito l'abilità del boss, ora puoi usare l'abilità furia. C'è ancora un lungo viaggio davanti a te. Possa la fortuna accompagnarti. Vabbè. Intanto raccogliamo tutto, cappello del mago compreso. Ci sono delle rune qui, mi pareva. Ok. Qui abbiamo fatto. Perfetto. Filato tutto liscio. Non ci si può lamentare. Allora, aspetta un momento, vediamo. Abbiamo il cappello del mago che io equipaggio subito. Questo qui, boh, possiamo anche venderlo volendo. Poi. Ok, allora, rianimiamo il ghoul. Adesso siamo arrivati ai livelli ghoul, quindi i goblin li abbiamo messi KO, adesso tocca a questi qui. Vabbè, ho raccolto un'arma maledetta che praticamente è inutile. È più dannosa che altro. In ogni caso, vabbè, non succede niente. Allora, aspettate un secondo che... Bene. Ma perfetto, abbiamo raccolto anche uno scudo nuovo e un anello magico. Sono tutte cose utili, anzi utilissime. Aspetta un secondo, che adesso li sistemo. Bene. Allora, sì, però state calmi, eh. Aspettate un secondo, mamma mia, eccolo qua. Bene. Vedete, il nostro personaggio è a livello 35, perché appunto il livello di combattimento è rimasto quello. È tutto il resto che manca adesso praticamente, anche i poteri. Infatti prima, quando abbiamo sconfitto il capo dei goblin, ne abbiamo attivato uno, ma in realtà noi li avevamo sbloccati tutti quanti. Guarda che non riesco a contrattaccare, eccolo qua. Vedete, e abbiamo iniziato, ho una spada magica, e abbiamo iniziato a trovare le rune. Dunque, equipaggiamoci un attimo, vediamo un po'. Vendiamo le cose inutili. Questa qui. Beh, questo qua lo equipaggerei quasi quasi. Però non abbiamo il bonus di difesa. Allora, ecco qua, le rune. In teoria le rune dovrebbero avere un qualche effetto. E questa qui si può anche aggiornare.
Posso fonderle, devo equipaggiarle. Allora, non sembra si debbano equipaggiare in qualche modo. Mi pare almeno. Almeno mi sembra così. Non lo so. Invece questa può essere aggiornata. Questa anche e questa anche. Adesso in teoria noi abbiamo aggiornato 3 o 4 rune. Devo capire se sono, come si dice, automaticamente equipaggiate, utilizzate, oppure se bisogna fare qualcosa, perché qui non mi sembra, cioè non è che devo collegarle a un'arma. Noi naturalmente raccogliamo sempre tutto, poi casomai, cioè tutto quello che è utile, poi casomai si vende. Guardalo lì, bene. Allora, dato che possiamo, rianimiamo un cadavere un po' più forte. Guarda, questi tre sono già KO. Dobbiamo occuparci di questo e siamo a posto praticamente. Cioè, siamo a posto, per modo di dire. Non è che quelli che i personaggi che incontriamo in questo videogame siano proprio a posto. Sono tipi un po' particolari, diciamo, ecco, hanno le loro caratteristiche come tutti. Aspetta, ok. Ah, Slap, lo aveva addirittura gridato lui, Slap. Vabbè. Ma esattamente il boss, quando è che lo vediamo? Perché abbiamo combattuto un po' ormai. Dovrebbe essere qui. Eccolo qua, infatti. Vedi che c'era. Guarda, già sconfitto. Una meraviglia. Una spada rara, attenzione, gemme e runa. Va benissimo, ragazzi, va benissimo. Fatemi vedere un attimo. Abbiamo finito? Sì? Abbiamo finito. Allora, ragazzi, direi che per oggi comunque ci possiamo anche fermare qui. Adesso equipaggio questa, penso. Sì, direi di sì, l'equipaggio. Così siamo già pronti per il prossimo episodio. Dicevo, l'episodio di oggi termina qui. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate e condividete. Per non perdere nessuna novità, cliccare sulla campanellina degli avvisi. Mi raccomando, andate a fare un giretto sui social, trovate il link in basso in descrizione. Ciao a tutti!